Siamo in provincia sempre di Reggio Emilia e abbiamo trovato un posto molto, molto curioso che è un'azienda agrituristica di asini. Entriamo all'ingresso delle stalle dove ci sta aspettando il signor Giuseppe Borghi, che è stato così carino da rispondere alla nostra richiesta di visitare questo posto. Signor Giuseppe, sono la Pia, piacere. Ora... Questo qua è Pierino lo stallone romagnolo, questo qua, e uno, questo qua l'anno scorso a Imola mi ha preso il primo premio dei stalloni romagnoli da 5-8 anni. Vedi, anche fantastico, ma è anche bravo, vedi che io e loro andiamo d'accordo. Questo qua ha 5 anni, va per i 6 adesso quest'anno, è Pierino, ci ha messo dentro oggi, perché adesso dobbiamo tornare ancora alla mostra a Imola, qua al 24, allora bisogna che ci prepariamo che andiamo ancora, eh. Ascolti, allora, qui siamo proprio nel clou della situazione, cioè nelle stalle degli No, asini, nel clou no? non ci andiamo adesso, questo qua è l'inizio, Qui sei l'inizio, questo qua è bene. l'inizio. Adesso andiamo su nella stalla che vi faccio vedere com'è l'allevamento. Com'è nata quest'idea di fare l'allevamento più grande d'Europa? Sì. Perché è questo è il... Allora, la mia storia è partita da bambino perché sono figlio di un contadino e abitavo in una casa isolata, non c'era né acqua, né luce, né strada. Per me era il mio lavoro e con l'asino andare a portare il latte al casello e riportare a casa l'acqua perché non c'avevamo l'acquedotto e loro da bere, da far da mangiare. L'asino ci parlava, andavo perfino a vedere la televisione al bar perché non aveva televisione, ma la prendevo dito come compagnia, proprio era un affiatamento con me che era una cosa. E lì mi è rimasta la storia dell'asino. Dopo è arrivato la meccanica, mio papà ha dovuto venderlo perché è arrivato il trattore e per me è stata una sofferenza. Però non avevo il posto da prendere un asino. Appena che sono riuscito a comprarmi il terreno qua nel 90, il terreno qua, mi sono partito in picchiata, ho cercato gli asini un po' da tutta Italia, perché non ne trovavo uno in Abruzzo, uno in Toscana, uno in Sardegna. Erano rimasti gli anziani, basta, come compagnia, perché da lavoro non serviva più. E di lì piano piano mi sono cominciato ad arrivare nella ventina e 30, ho cominciato a riprodurre, 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 adesso ne ho 800. E siamo abbiamo preso il primato, l'università ha fatto le ricerche d'Europa e sono il più grosso, però del mondo pensano anche del mondo perché non hanno fatto le ricerche, che come privato un pazzo come me non ci sia altro.